We're live. We are live. Hello and welcome. Welcome to Go Beyond Andiamo Oltre. I'm Cass Thomas, and I have the pleasure to be here with some folks from around the world. And one is an alchemist with bodies. His name is Greg Briers. I'm currently in Rome in Italy, and Greg is in New Zealand. However, he will be coming to Europe, and the whole continent really is buzzing about you coming, Greg. So welcome to the call. Thank you. Thank you for the invitation. Yeah, and it's really exciting. Ciao a tutti, benvenuti a questa chiamata di Andiamo Oltre, e adesso vi voglio presentare un alchimista dei corpi che si chiama Greg Briers, che in questo momento si trova dall'altra parte del mondo in Nuova Zelanda, ma sta arrivando da noi in Europa e infatti si sente già l'intero continente che ronza in aspettativa, aspettandolo. Benvenuto Greg. Yeah. I've had the pleasure of being actually in classes with you, Access Consciousness classes, and I would call you a bit of a gentle giant, because you have this presence when you walk through the room that is so gentle and nurturing and potent at the same time. Sono stata in delle classi di Access Consciousness con te e mi verrebbe proprio da descriverti come un gigante gentile, perché la tua presenza ha sia questo elemento di potenza che di cura amorevole, e mi verrebbe da descriverti in questo modo. You were doing some work on Gary's body and creating Gary Douglas, founder of Access, and creating such ease for him. Tell us a little bit about how your story with bodies and how you discovered this talent that you have with them. And we'll see if Chiara is here. Yeah. Greg, mi ricordo di come hai lavorato sul corpo di Gary, creando una tale facilità per lui, e mi chiedevo se avevi voglia di raccontarci di parlarci della tua storia, dei coi corpi e dei talenti che hai a riguardo. I guess I've always been aware of bodies. And I've always been aware of the emotion held in the bodies. A few years ago, when I was 33, I had a series of strokes that left me in a wheelchair. And the doctors told me the only way I was going to get out was into a pine box. Wow. Tell me when you want to. Yeah, it's good. Do you know what a pine box is, Chiara? That's a sì, casket. Una cassa da morto, no? Una barra. Che Greg dice che lui è sempre stato consapevole dei corpi e delle emozioni rinchiuse dentro i corpi. E tanti anni fa, quando aveva 33 anni, ha avuto una serie di infarti ed è stato costretto sulla sedia a rotelle, e i medici gli hanno detto che l'unico modo in cui sarebbe uscito dall'ospedale sarebbe stato dentro una cassa da morto, quindi della bara. And I told them I don't have time for that. I've got four children. I have four children. I'm not gonna do that, you know. I literally had to change my mind. I read a lot of books. Louise Hay, you know, you can heal your life. Right. And in that, I realized that I'd actually chosen to die. And I'd had to change my mind and decide to live. Well, Greg, love that.
Quando, sì, fantastico. Greg dice che quando gli hanno detto questo, lui ha detto no, ma io non ho tempo per morire. Io ho quattro bambini e lì ho realizzato che dovevo davvero cambiare la mia mente. E ho iniziato a leggere molti libri riguardo a come guarire la vita e mi sono reso conto che io stavo scegliendo di morire. Adesso era il momento di scegliere qualcosa di diverso, era il momento di scegliere di vivere. No, there wasn't going to work for me. And so then I looked at what was behind me choosing to die. And it was an unhappy childhood. It was a very hard childhood. It was unresolved emotions locked in my body. At many levels, I was in an unhappy relationship. There was no nurturing and honoring. And so I stepped away from all that, including my family. Probably the hardest thing I've ever had to do in my life. Because here in New Zealand, family is the ultimate. Is it okay? Oh, che grande, Greg parla anche italiano. Dice che si è reso conto di come questa cosa non funzionasse per lui e ha iniziato a chiedersi che cosa c'era dietro. Si ritrovava davvero a essere bloccato nel proprio corpo e aveva una relazione con il proprio corpo che era non era di onorarlo e di averne cura amorevole. E quindi ha fatto una scelta, ha scelto di lasciare la sua famiglia, che in Nuova Zelanda è un'istituzione molto molto importante, e ed è stata una delle scelte più difficili della sua vita, forse la scelta più difficile della sua vita. Una scelta difficile. It was a hard choice, right? Yes, very. Okay, very yes. Hard. And but I did it, and then I then looked at me and started healing the emotion that I had locked inside me, and then gave myself permission to start being me. Dice che ho iniziato a guarire le emozioni che avevo intrappolato nel mio corpo e mi sono dato il permesso di guarire, di essere presente col mio corpo e di guarirlo. Yeah, so that was, and then was just looking at teaching my body to stand again, to walk again properly, to even speak. I'd lost my speech twice during the strokes. Wow. Yeah. You know, I didn't sound like a Kiwi. I knew so normally because I had this Dutch accent. And sometimes when I'm tired or if I'm around Europeans, it's gone. I'm suddenly talking with an accent again. So I just worked on me. I learned a massage. Formerly, I went to a school to learn massage, whereas I'd always grown up doing it. I got qualified. And then they woke my body up. Quindi Greg ha parlato di come ha dovuto imparare a camminare perfino a parlare, perché ha perso due volte la parola nel corso dei suoi due infarti, no, dei suoi plurimi infarti, e si è davvero dato il permesso di lavorare su di sé. Poi è andata a una scuola per imparare a fare i massaggi ed ha avuto una qualifica di massaggiatore e si è davvero permesso di essere presente con quello che stava richiedendo il suo corpo. And as I worked at that, I trained with the massage, I became even more aware of where we lock ourselves down with the emotion that we hide in our body, where we create the dis-ease in our body with the emotions that we don't want to look at. Well, and I struggled with ways, Kiara. I'm sorry, it was just really cool. Dice che attraverso il massaggio è diventato molto più consapevole di quanto le emozioni che non vogliamo guardare in faccia, che rinchiudiamo all'interno del nostro corpo, creino il disagio. So,
But I struggled with learning how to release that. And I'd talk and I waffled. But I massaged differently because I also don't see the body the same. I see the being in the body. So, Chiara? Parla di quanto dello sforzo che hai impiegato per imparare a rilasciare, a capire come si rilasciano queste emozioni che abbiamo rinchiuso nel nostro corpo, e dice che vede i corpi in un modo molto diverso, nel senso che adesso vede l'essere nel corpo e l'essere e il corpo insieme. So you're not just really massaging the body. You're also, when we talk about embodiment and embodying all of this reality, you are taking into consideration what the being requires as well. Yeah. Quindi non massaggi semplicemente il corpo, quando parliamo di embodiment, quindi di quello che si incorpora in questa realtà, tu ti occupi di guarire sia l'essere che il corpo, tutto insieme. Sì, dice Greg. Go ahead. I'm sorry. Anna Maria has a question. Sì, Anna Maria. Sì, mi senti? Sì. Perché io sento metallico. Mi dispiace, io ti sento chiara, non riesci a sentire la cosa. Ok. No, quello che volevo dire è che io ho l'esatto contrario col corpo, nel senso che il mio corpo è molto più consapevole della mia mente, nel senso che in tutti questi anni il mio corpo si sarebbe dovuto ammalare. Per tutta una serie di cose. In verità è molto più consapevole di me, per cui volevo chiedere come ha fatto a mettere in comunione il corpo e la mente, se è questo quello che è accaduto per lui. So Greg, Anna Maria was asking, as she get like upside down what you get, apparently she says that her body is way more aware than her mind, and that what happened in her story, her body would have to have gotten sick, but that hasn't happened because he's way more aware. And she asked, how do you set a communion between your body and mind, if that is what happened for you, the communion. I guess with my strokes, I learned that there's more to this than what we're taught. I know that when we die, we don't stop. Wow. We don't close our eyes and cease to exist. I know that because of the experiences, and it's because of that that I've given myself more communion with my body. I listen to my body more now than ever in my life. But not only because of that, I'm also then aware of what my body is aware of with the people I massage. When I touch a body, I literally feel what's going on in their body, because I feel it in my own. Wow. It's amazing that... that information the body gives you about other people's bodies, isn't it? sometimes I'm in tears with
Cass ha notato quella meravigliosa connessione e informazione che i corpi delle persone sulle quali Greg lavora danno a Greg, e Greg dice di quanto questo lo muova alle lacrime ogni tanto. Greg ha appena detto che con i suoi infarti lui ha veramente avuto la consapevolezza, lui sa che c'è qualcosa di più di ciò che ci insegnano, e sa che quando noi moriamo non finisce lì e noi non smettiamo di esistere, e lo sa per le sue esperienze. E dice che quando lui adesso si è permesso una comunione e un ascolto col proprio corpo che non si era mai permesso prima, e questo succede anche con le persone che massaggia, e lui dice che quando lui tocca il corpo di una persona sente quello che sta succedendo in quel corpo nel suo proprio corpo riflesso. E Cass appunto commentava che meravigliosa informazione si permette di ricevere. Does that answer, Anna Maria? Ti risponde alla tua domanda, Anna Maria? No. No. Ok. Vai. To get that communion, to get this so that, I guess it's just, it's like every other muscle when you exercise. You have to train and practice. I mean, for a long time, I was totally unaware and didn't listen to my body. Mm-hmm. And then it's just something that I've had to exercise and train myself in. I would go into massage somebody and come out feeling really sad. It's not mine. But I didn't know this for a little while. Then I started realizing I'm taking on their sadness, not mine. It wasn't until I really acknowledged that I started to listen more to my body. And then when I finally heard Gary, this is 10 years after I've done my training, and he talks about, is it yours? I was like, oh, yes. Okay, so I'm not crazy. I really exercise that muscle. Parla di come lui davvero alleni questo muscolo dell'essere consapevole della chi appartiene questo, che finché non l'aveva Gary non aveva riconosciuto questo strumento, e parla di come tu costruisca un muscolo allenandoti un pochino per volta, e che lui prima fosse totalmente inconsapevole di quello che succedesse nel suo corpo, e poi ha iniziato davvero a creare una comunione allenando un pochino per volta questo muscolo, di cui un grande elemento è proprio la domanda a chi appartiene questo, che quando Gary gliel'ha fatta ha davvero alleggerito completamente il suo universo, dicendo, oh, wow, no, non devo farmi carico di tutto quanto io. I think a lot of people are, you know, ignore their body and feel that the body is simply a source of pain. And I love that Gary says that any pain is information that you're not willing to receive from your body. Yep, absolutely. Cass dice, è incredibile quante persone ignorino il proprio corpo e lo ritengano semplicemente una fonte di dolore. E adoro quello che dice Gary, e cioè che il dolore è un'informazione che non ci stiamo permettendo di ricevere. So when Greg, when you were having the strokes, first of all, what was right? I mean, how were you creating that? And you know, not without saying why, for what reason do you get what the gift of those were to you? And then what was the information? Dice che Greg, quando mentre tu stavi avendo gli infarti, come stavi creando questo? Qual era il regalo di questo per te? E quale informazione ti stavano passando questi infarti? Quello che stava succedendo col tuo corpo? I just wanted to make a little precision. Strokes, I think a ictus. Ah, un ictus. Non infarti. Yeah, ictus. Allora, scusate. Parlava di ictus e non di infarti, vi chiedo scusa. Ok. No, that's okay. Just, yeah. Go ahead. She was saying heart attacks, but I guess it does affect
Yeah, the stroke. Maybe you want to say something about the difference between a heart attack and a stroke. A heart attack is in the heart. A stroke is where there's a blood clot in the brain. Quello che succede con un attacco cardiaco, con un infarto, è che c'è un problema a livello cardiaco, mentre un ictus è un aneurisma cerebrale, quindi un coagulo di sangue nel cervello. Parlava della differenza fra ictus e infarto. Io forse ho usato infarto, mentre invece era ictus, scusate, non era cardiaco, ma era cerebrale. So my question was qual era l'informazione che voleva darti il corpo che non volevi ricevere? What was the information that your body was giving you that you didn't want to receive? And do you see the poetry in that in those? Si vede la poesia in queste ictus, yeah. I do. I got to see how deeply unhappy I was. Mm. It makes me want to cry when you say that. Mi viene da piangere quando dici questo, dice Cass, e lui ha detto mi sono permesso di vedere quanto profondamente fossi infelice. But what I got to also see was how infinite I am. E quello che sono anche arrivato a vedere quanto sono infinito. Yeah. I got to know and I mean know that when we die, when we breathe out that last breath, we don't stop. We are on and we keep going. Wow. It's very hard to come. Sorry, I interrupt you. Say it again, please. No, go again. It was very, you go, the space that you do when you do that last breath, it's so beautiful. It's wow. So peaceful. No judgment. Nobody gives a shit. Up there. You're where you are. They just love you. And I didn't want to come back. But they send me back. Wow. Sono arrivato a sapere, dice Greg, e davvero sapere, che quando moriamo non è finita, si va ancora avanti, c'è dell'altro. E lo spazio di quell'ultimo respiro è davvero così pacifico, e lo dico davvero senza giudizio. E mi sono reso conto che... Sorry. He didn't want to come back and they sent him back. So I'll ask him something about that. Che l'hanno, che... Scusa. Greg, non, quello che diceva Greg è che non voleva tornare e che l'hanno rimandato indietro. L'hanno rimandato indietro. I feel when you say that we access a space of that. There have been books written about that, life between lives, etc. Mm-hmm. However, you somehow are giving us energetically the space of that. So I'm wondering if even with words, obviously you've spoken about it before. You can. Quello che ho detto è che ci sono stati anche libri scritti a riguardo, Vita fra le vite, no? Ma quando lui ne parla, un po' ci sta comunicando lo spazio di quello. Mi chiedevo se anche con le parole ci voleva un po' dare un po' più accesso a questo. Sì, grazie. That and when I touch bodies now, when I work with bodies, especially when I'm doing it at the level that the access bodies demand, that's the space that I tap. When I hold a baby, that's the space I tap into. But I at many levels, I've realized that I've tapped into that space all my life. I could hold a baby, pick up a cantankerous baby when I was 11, and within minutes, the baby would be asleep in my arms.
not even my baby, you know, I'm 11 years old. And I've done that all my life. Greg parla di quanto questo spazio della vita fra le vite sia presente quando lui lavora o tocca i corpi con ciò che i corpi richiedono, e lo stesso succede quando ad esempio tiene in braccio un bambino, esattamente quello spazio, e che lui l'ha sempre fatto, gli è sempre successo che quando gli davano un bambino in braccio questo si addormentava, e questo spazio l'ha sempre, questo spazio dell'ultimo respiro da sempre avuto e sempre fatto per tutta la sua vita. You said this, for some reason I wrote, you said the baby goes to sleep within moments, and for some reason I wrote down 11 minutes. I don't know. Yep, it could be. I was earlier, and we had Lauren Marie's babies there. And when I pick them up, they have such a sense of space because they're fresh from that space. And you'd watch people walking up to them with almost projections of, oh, you know, and these babies just get uncomfortable and want to go away. And they said, well, how do you do it? I said, well, just create space. And yeah. I was talking to Karen a couple of days ago, and because I'm still trying to look at how to show people that what the space is. And I realize it's such a space of intimacy. There's no judgment. There's total allowance. It's absolute gratitude. The trust that you're going to be who you be and can only ever be who you be. And the honoring and nurturing that comes with that space. And if, when we work with bodies from that, those five principles, those five offerings, we basically remind the being of what heaven's like. Wow. And the body lets go. Greg dice che quando... che quando parlava di come questo creare lo spazio, si stava chiedendo un paio di giorni fa con Karen come mostrare alle persone questo spazio che si può creare con i corpi degli altri e anche con il proprio, e parla di uno spazio di totale di non giudizio e di totale allowance, nel quale tu hai fiducia che sarai chi tu davvero sei e chi ti permetti di essere, e hai onore e hai cura amorevole. E ci sono questi cinque principi dell'intimità che utilizzi quando lavori con i corpi, che basicamente ricordano agli esseri e ai corpi, agli esseri come il paradiso. Sì, niente giudizio, l'allowance, la gratitudine, la fiducia. E l'onorare, ha parlato anche dell'avvicinare i bambini e gemelli di Dylan e Lauren Marie in Australia, che hanno Natale senso di spazio, che con lui erano in armonia, altri che arrivano con le proiezioni verso questi bambini, i bambini reagiscono. Allora hanno chiesto a lui com'è che fa questo, com'è che accede a questo spazio. You know what I wanted to ask or say? The energy that I get from you talking about going to that space, not wanting to come back, communicating, it's a little bit like when people are looking for this silence or the space of meditation outside of them, when it's actually something that they already have and that is in them. Yeah. Is that space, I want to say larger than life, than being in what we call life? Yes, it's so much larger. You know when Gary says expand out? Yeah. Expand out. Yeah, wow. Become the infinite being, become the infinite being, really be. Wow. And then say it again. Aspetta,
aspetta, we're going to translate in Italian, and then we're going to tell you how to say it also in Italian. And maybe Brigitte is on the line, maybe she'll tell us how to say it in German. Also, that's really cool. Go, Chiara. Ok, Cass diceva che l'energia che emana da te, Greg, quando parli di quello spazio nel quale sei così bene che non desideri più tornare indietro, è un po' quello che le ricorda la meditazione, quello che le persone ritengono sia lo spazio della meditazione come uno spazio fuori da sé, mentre magari in realtà è qualcosa che davvero è dentro di te. E mi chiedo, questo spazio è più ampio e più largo della vita stessa? E Greg dice sì, assolutamente sì. Sai quando Gary Douglas dice espanditi, espanditi. Espanditi. So expand out is espanditi, Greg. Expanditi. Espanditi. Yeah. Bravo. Grande. Yeah. Yeah. Wow. Yeah, a lot of times people think that we're actually trying to get to some place that we're not, right? How much do we have to, or maybe we don't have to, contract ourselves to come back in, like you say, to this reality? Quanto le persone pensano di dover raggiungere uno spazio che diverso, o un luogo che è diverso di dove siamo e chi siamo, e quanto dobbiamo contrarci per entrare in questa realtà. So many times I can touch a body and working away, and then I put my hands on the back and I'll just hold and create space between my hands. And I feel the body just expand and the being just let go and uncontract. And the people go, what are you doing? You know, I said, how do you feel? Oh, amazing. I feel just peaceful. I said, well, cool. Enjoy the space, because that's who you really are. And it's like, that's when you feel the joy come back into the body, that when they lose that contraction and they get off the table and they're walking so much more freely. The body has joy. Greg parla di quando lavora con i corpi delle persone e quando tocca un corpo spesso mette la mano sulla schiena lasciando uno spazio tra una mano e l'altra. E crea davvero questo spazio e le persone iniziano a decontrarsi e senti proprio e gli chiedono come fai e lui dice che semplicemente quello è lo spazio e creare questa percezione spaziosa dello spazio che tu davvero sei e quando la gioia torna nel corpo le persone quando scendono dal lettino e camminano sono completamente decontratte, sono libere. Ed è davvero lo spazio che noi siamo. Yeah. Go ahead, I'm sorry. You, Casey. I can't help but wonder what we could create on the planet if we're able to invite more people to the space of them, to that space. You said you were talking to Karen about how to transmit that. You actually transmit it just by not only walking in a room, now that I see you on the other side of a video. Talking about it. Thank you. Yeah. Grazie, veramente. Scusa Greg. Kaz dice, non posso fare a meno di chiedermi cosa potremmo fare e creare se invitassimo più persone. Io stavo chiedendo... Non si sente?
Se invitassimo più persone a quello spazio, quale pace potremmo invitare sul pianeta? E adesso che vedo Greg attraverso un video, prima pensavo che solo camminando in una stanza trasmettesse questo, invece solo parlandoci No. Mi sono persa la domanda. You know, people, they just would put, they always wanted to be near the access booth because it was the space that they were inviting people to just by like putting their hands on the head or something like that, right? Yeah, and so I think you had to go and get, you know, get that space from someone and then transmit it. So I'm just wondering, is that have you done? You're going to be in Austria. You're going to be doing a 2-day class. Is that what you're going to be doing in the class? It's like giving people the you know the yeah. vibe to carry the vibe. Forth. Yeah. You're going to talk- Che c'era questa cosa che si chiamava Diksha e pure non so c'erano persone che se lo vendavano in India e ricevevano questo spazio e poi tornavano e mettevano le mani sulla testa eccetera. Io ho ricevuto, era una cosa bellissima. Pazzisco per tante morire alle fiere, volevano stare fino in India a prendere e poi tornare. Tu in classe, Greg, sarà quello che stai facendo, dando lo spazio alle persone che poi vanno, si spargono per il pianeta per condividere questo spazio con altri. Exactly. Yes. That. Cool. I asked Gary, how do I show people that space? He says, you can't, you just have to be it. Ho chiesto a Gary, dice, Greg, come faccio a mostrare all'esercizio? E Gary ha detto, non la puoi mostrare, devi semplicemente yes. essere. Wow. Yeah. That's awesome. Go ahead, please. When we were in Costa Rica last December, some people would ask me, so what is it you do? And I said, well, only thing I can do is show you the space that I create and I am. And I would touch them behind the neck and just on the top of the chest here. And I would just be that space for a second, and there would be tears in their face, and they would go, oh, yes, how can you teach that? And it's like, I guess it's not. It's actually just showing that this is available to us. The space, it's there. We all have it. Greg dice come questo spazio, la scorso dicembre qualcuno gli ha chiesto che cos'è che fa e lui senza spiegarlo l'ha mostrato semplicemente toccando dietro al collo le persone che si sono veramente rilassate e hanno detto oh wow, è questo quello che fai e questo è uno spazio che abbiamo tutti quanti e a cui possiamo trasmettere, a cui possiamo accedere tutti quanti sia per noi stessi che per gli altri. Do you know, Greg, I love playing with words and I listen to what people say. And well, you're talking about creating space. And I always, when I hear that, create space, I always think, well, what we do is access the space of us, right? Yes. But you're actually talking about something I was talking about this weekend, which is there is a connection, you connect with the space, right? But when you engage
Poi, insomma, questa cosa di creare lo spazio sempre mi stonava, però quando lo sta dicendo lui, mi rendo conto, sì, accede allo spazio che è, però anche mette le mani su qualcuno e crea attivamente uno spazio all'interno di loro. It's a whirlwind, or a force. Yeah. You... I love when you do that, whatever that is that you do, when you go to that space, adoro quando fai quello, perché tu senti questo spazio che stai esercitando. Say it again. How do you describe that? No, you go, I'm sitting in that space now, I can feel the vortex, I can feel the space, I can feel it expanding, I can feel the earth, I can feel... Dice, non saprei come descriverlo, io adesso in questo momento percepisco il vortice, percepisco lo spazio che si piega e lo percepisco, e ci sono proprio seduto dentro. È chiara? Sì, lui dice, com'è che uno riesce a spiegare questo? Io sto qua, accedo allo spazio, sento il vortice, sento la terra, sento tutto, e poi si è emozionato un po'. When you said about the being, because you also perceive or see the being, I wanted to ask, I just wrote down the word fairies. So are you calling on them, accessing them? Are they dancing on your shoulders? Tickling your ear? Chiediti delle fate. Si stanno parlando, se tu stai parlando con loro, si stai invocandole, si stanno appoggiate sulle tue spalle, soliticando le tue orecchie. And what did you say? They're just there. Is that what you said? The being in the body. My ex-partner used to get frustrated because I'd say, oh, somebody came to the clinic to see you. And they'd go, who was it? Oh, I don't know. Well, what do they look like? Oh, sparkly eyes, happy, nice energy. Ha detto, io vedo gli esseri. Mio ex partner si arrabbiava sempre con me perché dicevo, qualcuno è venuto in visita qua. Ah, chi era? Che ne so? Ma quale aspetto avevano? Ma c'avevano gli occhi che brillavano, erano felici. And I still see that part of the person as well. Big, fat, skinny. I just see you. You know, it's so funny that's I grew up with that. My mom was like that. We had so many grew up in Boston, so many different people, accents, languages, colors, you know? And it's always shocks me when someone describes, shock may be a hard word, but it takes me, by surprise when someone describes someone by their physical attributes, as opposed to by the energy that they are, you know, it's just, and often, so often that physical attribution doesn't match what I see as the person, you know? Go ahead, Chiara, go ahead, please. Greg dice che quando lui vede quella parte della persona, sia l'essere che il corpo, e quindi lui non ti vede come grasso, magro, in forma, lui vede te. E Cass dice che anche lei nella sua esperienza, essendo cresciuta a Boston, anche sua mamma era così, era un posto di diversi accenti, lingue, colori, e la sorprendeva sempre quando si descriveva fisicamente una persona per quello che era fisicamente rispetto all'energia che emanava, e quanto molto spesso queste due parti non si abbinassero. Yeah, and I want to see if anybody actually has any questions. To
because what I'm loving, and I thank you so much for this, let's call it a conversation. But what I'm loving also is the realization that this space you're talking about, it's so full and all-encompassing of other things. I've been out of politics for a while because it wasn't working. Yeah. And I know that something required some kind of paradigm shift is required, and all of that that's required is in that space, yeah, that you're talking about. Ho detto che vorrei vedere se le persone hanno delle domande, perché poi dico questo in italiano, non ho detto in inglese. Vorrei dare un spazio a lui per fare una piccola meditazione, poi alla fine di farci accedere a quello spazio. I said I want to give you space at the end to maybe to give us a little meditation to access that space. I said that in Italian. Però ho detto che mi sono assentato dalla politica perché mi rendo conto che c'era un slittamento, un cambiamento di paradigma che serviva, che è tutto quello che è all'interno di cui parla Greg. And what's in there is the kindness, is the gentleness, is the honoring, is the no judgment. It's all in there. And so when you ask about how do you share that with people, tell people about it, I guess when you go about creating that space for people and give them the gift of that space to go forward, how many different areas can those people talk about and bring that space to? Yeah And it's like, imagine what would happen if you're in that space and you're doing the body processes, doing the body work, hugging somebody, just being with somebody, just being with yourself. Imagine the ripple effect that would have across the pond of this planet. And the changes that could create through the world. Diceva come questo spazio sia uno spazio di gentilezza, di onorare, di non giudizio. Si chiede come quando chiedi come condividere questo spazio con le persone, quanto tu lo stia regalando quando sei presente con le persone. E Greg dice sì, si tratta veramente di creare questo spazio nel quale magari stai anche facendo i processi sul corpo e tu sei con i corpi. E qui ha parlato del pond across the world and I lost it. No worries, ha parlato, immagina che cosa potresti... potrebbe creare o generare se tu stai essendo quello spazio mentre fai scambi di bodywork, o mentre stai semplicemente abbracciando qualcuno, o mentre stai semplicemente essendo con qualcuno, che cambiamento potrebbe essere sul pianeta questo spazio. So I want to ask about it's sometimes when you've seen death, let's say, or the other side or that space, you get a new perspective. Your point of view creates your reality, as Dr. Dane says, right? Yeah. Quando avete la morte, cambia la tua prospettiva, come dice Dane, tuo punto. I sort of want to just ask you, do you get upset? Like, do people piss you off? Volevo chiedere se ti scocci, se quando tieni questa nuova prospettiva, il tuo punto di vista crea la tua realtà, se ti scocci, se le persone ti scocciano dopo aver avuto tutta questa nuova prospettiva, tutto questo spazio nuovo, se tornare fra la gente com'è? Yeah, because, people can be zen and the space and it's lovely, etc. And it is. It absolutely is lovely. And
I guess I want you to say no, never, because I want to sort of believe that there's a point at which you get that people just, you know, that, oh, we're just, we're so much space that we're beyond. Yeah, yeah. I get upset. I still, there's some things that are unacceptable. And, but what I do is I acknowledge that it's their choice. And I acknowledge that people will choose to be unwell for whatever. I acknowledge that people will be muggles and nasty and not kind for their choice because they can. Right. And you know, sometimes people have been very unkind to me, and that's been said, but that's their choice. I have people who can't receive what are the gift that I offer them, and so they have to make me room for it. Their choice. Yeah. I'm not allowed to stop doing what I do. Yeah. Io ho chiesto se si arrabbia. Tanto spazio che mi auguro che, certo che mi arrabbio, la gente comunque mi fa... incavolare quello che lo scelta potrebbe non rendere dietro che non riesco e io me la faccio passare rendendomi conto che hanno anche loro scelta of course, yeah. Cool. Does anyone have any, do you want to I want to just say that we're hoping Gabrielle is on the line. She's, her mic is silenced, but she is had the brilliant idea to invite Greg to Vienna, the 1st through the 3rd of April. Unfortunately, I will be in the United States in Asheville in the mountains, conducting a 3-day body class. So we will connect energetically while doing that. Volevo dire che lui ci sarà dal 1 al 3 aprile a Vienna e Gabriella le ha invitato. Io sarò negli Stati Uniti, in Asheville, nelle montagne, ci collegheremo. If you're watching, this will also be available in German, this interview. Gabriella is going to put some subtitles on it in German. So you'll be able to watch it again that way, and we'll send it out. You can find information about the event on the Access Consciousness website. That's accessconsciousness.com. You can go under Austria and see that those dates there. The Alchemy of Bodies, you can also find that on Facebook, the event. We'll send that. And hopefully... you'll be back in Europe. Yes. Well, that's absolutely. Speriamo di riaverti di nuovo in Europa. Ho dimenticato. Ok. Vai, Chiara, scusa. No, scusa. E appunto Gabrielle, che è l'organizzatrice di questo e che ha fatto sì che Greg venga a Vienna in Austria dal 1 al 3 di aprile. Se avete voglia di raggiungerlo, Cass sarà negli Stati Uniti in montagna e niente, c'è questa classe. Se volete ricevere più informazioni potete cercare Alchemy of Bodies sia sul sito di Access Consciousness che su Facebook, perché c'è l'evento e potete avere ulteriori informazioni lì. Yeah, that's fabulous. And does anyone have any questions for Greg at this time? Domanda per Greg? Sulla chat non c'è niente, ma se avete qualche domanda siete benvenuti. Ce l'ho io. Anna Maria, vai. Sì. Qual è l'informazione che puoi darmi che creerebbe quello spazio che tu mi stai che stai creando? No, che mi stai proponendo? What is the information you can give me that would allow this space that you're inviting me to get created?
I was going to ask something similar. If we would like in the last couple of minutes to access that space together, to be a contribution of one another accessing that space, as che dire di essere contributo uno all'altro a accedere a quello spazio. So great, great question, Anna Maria. Interesting. I sent a little chat to my buddy Nancy, who's online. I just wanted to give a shout out from Canada. So we've got the Americas there too. Cool. As well as, yeah, that's great. So about that space, I'm going to leave that the last 5 minutes to you to talk about that. Again, I will be posting this time together. I can't even call it just a conversation on my website, cassthomas.com, but also on the Facebook event that Gabby created. And again, Gabby will be doing some subtitles, and I'll totally be with you guys in spirit and hope to see you. Thank you, Case. Yeah. This is, I mean, I'm sort of, I want to say overwhelmed, but that's the wrong word. I'm overjoyed at the energy that the class has created, the energy that Gabby has created for the class, the space, and for the invitation to actually come have a chat with you. I mean, wow. How did I get so lucky? You know, it's that space and that joy that's growing. Questo spazio e questa gioia sta crescendo. Dice una parola, ma è sbagliata, che sarebbe sono sopraffatto dalla gioia e l'energia e lo spazio che questa classe sta creando e che Gabi anche sta invitando, mi riempie di gioia. E davvero anche poter essere qua in questa conversazione con voi, davvero come sono diventato così fortunato. You all acknowledge that you're infinite beings. You all acknowledge that, and we in class we always talk about, oh yes, I'm an infinite being. But when you really, really embody that, and you try to acknowledge that you're an infinite being with infinite possibilities and infinite lives, what I would ask you to do is to just be that for a minute. Acknowledging that. Mi piacerebbe che percepiste e che foste per un minuto l'essere infinito che siete. Ne parliamo nelle classi, siamo esseri infiniti. Ma quando davvero incorpori, embody questo essere che è infinito, tu hai infinite possibilità e infinite vite. Allora ti chiedo di essere e di percepire questo. Per un minuto. And as you feel it, allow your awareness to expand out. Allow yourself to just trickle out and feel the edges of you. You're already way out past this galaxy, way out past this universe, and you're still expanding out. You just be aware of it. And just now invite your body to actually have that same awareness. Wow. To join with your infinite being now and to expand out as awareness. Mentre senti questo, quello che ti chiedo è di permetterti di sentire i confini di te che vanno ben oltre questa galassia, vanno ben oltre questo universo. E vorrei che ne fossi consapevole e lo riconoscessi, che invitassi il tuo corpo a questo spazio infinito, a questo spazio dell'essere infinito. So, as that happens, and as you really, really
join that awareness. And your body celebrates with that awareness. Now feel the universe. E mentre ne diventi consapevole, il tuo corpo raggiunge questa consapevolezza, ti chiedo anche di percepire l'universo. Really, really feel it. And you'll be aware that it has no point of view about you. It has no point of view about what we do in this body and this reality. E sarai consapevole del fatto che l'universo non ha nessun punto di vista su quello che stiamo facendo col nostro corpo e in questa vita. Non ha nessun punto di vista sull'energia. And then as you do that, feel within and you'll feel the gratitude, you'll feel the joy, you'll feel how the universe is just total allowance for us and for what we do and what we be. This is not the first time we've been here, it won't be the last. E l'universo in totale allowance di quello che facciamo con il nostro corpo e con le nostre vite. E mi piacerebbe che ne percepissi la gioia. Non sarai nel primo, nell'ultimo. L'universo è in totale allowance di questo. So, as you do that now, look at your body with your mind. Look at who you really are. And you see you're actually two separate beings. The body has its own awareness. The body has its own choices that we fail to acknowledge. And if we can be grateful for our body, truly grateful, make choices for it. Feel what your body does. Se scegli di vorrei che adesso mentre state facendo questo guardaste al vostro corpo con la mente e a dove siete in questo momento e anche se volete scegliere delle cose diverse e riconoscere che il corpo ha le sue scelte e se siamo grati realmente grati al nostro corpo, le scelte crescono. When you're in that space of deep gratitude and kindness and just being with the body, being with the universe. It's when you're in that energy and in that space that you really start to know how infinite you are. We get so busy, we forget to go to that space. So what would it take for us to choose now to be that space more, to actually be in that space more, to actually enjoy that space more? And to expand that space so that it not only incorporates us but incorporates our friends and then those that we haven't even met yet. What would it be like in this universe, in this reality, if we were to totally embody that space of being, of nurturing, of kindness, of gratitude? The universe with it, with our own being. I guess that's what I'm really inviting this planet to. That's what I'm inviting you all to. That's what the earth is asking us for. That's what the universe is inviting us to.
And we just have to choose it. We just have to be it. And we don't beat ourselves up when we forget. We just practice again and practice again and practice again. Go, oh, oh dear, I forgot. Carry on. And then feel the joy as it bubbles through you. Feel the joy when you stop beating yourself up. And you should, oops. Dice Greg che quando cediamo a questo spazio di gratitudine e di gentilezza profonda e di presenza con il corpo e con l'universo, accediamo davvero al sapere che noi abbiamo come essere infiniti nel nostro corpo. E cosa ci vorrebbe di essere questo spazio, scegliere di essere questo spazio di più, goderlo di più ed espanderlo di più? E come sarebbe questo universo, questa realtà, se integrassimo nei corpi questo spazio di gratitudine, di cura amorevole, di onorare? Ed è a questo che io sto invitando questo pianeta, e a questo che io sto invitando voi, ed è questo che, a cui l'universo ci sta invitando. Si tratta solo di sceglierlo, esserlo, senza buttarci giù quando non lo scegliamo o ce lo siamo dimenticato. Si tratta davvero di un gioco nel quale puoi anche dire: oh, santo cielo, me ne sono dimenticato. E tu sei davvero umana la gioia, come quando un bambino soffia le bolle di sapone. Si tratta di sceglierlo. Bellissimo. Beautiful, beautiful. Thank you so much, Greg. Lovely space. Lovely creation. Thank you for being on the planet at the same time. And truly, what can we create and generate from that space? Grazie tanto, grazie per essere sul pianeta in questo momento. È veramente cosa riusciamo a creare e generare da quello spazio. Thank you for the lovely translation, Chiara. And thank you guys for joining us. I'm not easy to translate. Even Gary speaks English. Dice che non è facile da tradurre. The space is absolutely creates the ease. So thank you. Good luck with everything. Grazie. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bye. Bye-bye. Ciao. Bye. Thank you. Thank you, darling. Thank you for the gratitude. Me too. Hope to see you soon. We will. Somewhere in the world. We will. Okay. Bye-bye. Awesome. Bye-bye now.